Abbiamo qui, ecco, può dire che insomma finalmente si vede insomma un po' di ordine, non ci sono più quei venditori disordinati tra virgolette che compravano un po' tutto il passaggio qui, ecco. Qualcosa di, diciamo, di positivo, vediamo. Beh, che ci c'erano dice? Dei vigili che stavano camminando qui lungo il pontile, fanno tutti i controlli e devo dire che in effetti commercio abusivo, ambulante non c'è, quindi cominciano praticamente a capire che è un municipio che va verso una certa direzione del rispetto e della legalità. Ma non sarebbe meglio regolamentare che vietare? No, regolamentato, il commercio è già regolamentato, chi lo fa evidentemente fa degli abusi, però come ho spiegato prima c'erano dei vigili urbani, c'è la pattuglia anche lì e c'era il vigile che faceva avanti e indietro, evidentemente anche il controllo serve a questo. C'è la presenza comunque delle forze dell'ordine. Bene, bene. E della polizia locale oltre. Bene. Senta, per quanto riguarda qui i famosi marchi al pontile, che è stato finalmente rimosso il legname pericoloso, il suo camminamento è. Però ci risulta che non è a norma, perché sia la larghezza, quella rete metallica, non ci dovrebbero essere. Cioè la larghezza non è idonea, non è un passaggio idoneo, perché i passeggini e i disabili è impossibile raggiungere la battigia. Questa è proprio una situazione vietata. Adesso che non c'è più quella sorta di legname, tra l'altro fatto in maniera errata, perché avevo già documentato che quella passerella di legno era stata fatta malissimo, è stata rimossa dall'amministrazione, adesso verranno messe delle cose di cemento autobloccanti e ovviamente si rivedrà anche il discorso della misurazione. Se la rete qui non ci deve stare o deve essere spostata, l'amministrazione farà in modo di farla spostare. L'altro lato, diciamo, che l'attenzione sui varchi c'è stata, perché in effetti il camminamento prima era veramente pericoloso. Oggi sicuramente un passeggino ci passa, però ovviamente sulla sabbia mi sembra poco probabile. Sono circa 70 metri, bisogna alzarlo di peso. Ecco. No, vabbè, è ovvio che adesso verrà sistemato, abbiamo cominciato un'opera di risanamento. È un'amministrazione che comunque con i tempi previsti dall'amministrazione sta facendo il suo dovere, metterà queste passerelle. Se c'è da spostare se questa rete non è a norma e non ci deve stare, cioè l'ordinanza fa, 90, cioè, della sindaca non è che gli ambulanti possono fare l'abuso e gli altri non lo possono fare, ogni abuso è abuso, quindi sembra che ci sono abusi e abusi, sembra questo non glielo so dire adesso, però sicuramente sì. Che il mare, che è un bene comune, dovrebbe essere visibile e fruibile sempre per tutti. Ma questo l'abbiamo sempre detto, è stato un punto cardine del nostro programma. Abbiamo iniziato con l'abbattimento di alcuni stabilimenti come il MED, eccetera, eccetera. Poi si proseguirà nell'azione amministrativa, ogni azione amministrativa ha dei tempi perché ci sono i ricorsi, l'abbiamo detto un migliaio di volte. Così, però non è che noi facciamo figli e figliastri, per noi la legalità è legalità. Ma il MED non era un piccolo centro velico completamente in legno sotto il livello della strada che lo impediva? Posso dire che se abbiamo fatto la demolizione perché era previsto, questo io le posso dire. Anzi ti posso dire, visto che te conosco e che sei sempre in giro con sta telecamerina, invece di goderti la domenica, guarda che schifo, questo è il litorale di Roma. Certo, è il mare di Roma, no, come qualcuno fa diventare autonomo il mare di Ossi. Speriamo di no. E io spero vivamente di non dire comunque sia il mare di tutti i romani e non vedo perché come ci deve essere questo vento secessionista che sicuramente non andrà in porto. Grazie.